Li chiamiamo esami di maturità, come vennero codificati nella riforma Gentile del 1923, ma tecnicamente dovremmo chiamarli esami di Stato, come definiti dalla riforma Berlinguer del 1997. Ma oltre ai dettagli tecnicisti, se continuiamo a chiamarlo esame di maturità come 97 anni fa, una ragione deve pur esserci. Accade forse perché alla prova a cui si sottopongono i diciottenni, inedita quest'anno per le modalità imposte dalla emergenza sanitaria, continuiamo evidentemente ad accreditare il significato, il valore di una importante fase di passaggio dall'adolescenza alla maturità, dunque un passaggio esistenziale, culturale, progettuale che mette insieme molte più cose rispetto alla quasi burocratica definizione di esame di Stato. Ma è ancora questo, significa anche questo l'esame di maturità per i diciottenni di oggi? E poi è ancora attendibile il metro di giudizio, il metodo di valutazione per ragazzi considerati un po' retoricamente i cittadini del futuro, che promuovono praticamente tutti? L'anno scorso, su oltre 500.000 studenti, i bocciati furono poco più di 2.000. Devo pensare che vennero bocciati per aver preso in ostaggio e torturato evidentemente la commissione. Non si invoca maggiore serenità, ma maggiore chiarezza. Se poi andiamo a scoprire che chi lascia le superiori si presenta all'università o nel mondo del lavoro con lacune anche molto ampie, se non proprio imbarazzanti, a cominciare dalle più elementari conoscenze di base. Ne parliamo a Studio Sera, la cronaca in primo piano, in diretta a partire dalle 16.30 su Prima TV, con la preside del Mancini di Avellino, Paola Gianfelice, Franco Festa, docente di matematica e già preside, oggi soprattutto scrittore, con Mauro Orlando, che ha insegnato filosofia nei licei del nord Italia. Nella seconda parte, con la segretaria regionale della CISL, Doriana Buonavita, e altri ospiti, parleremo della protesta degli infermieri precari, osannati, ringraziati, considerati eroi, a cominciare dai molti che hanno perso la vita durante l'emergenza sanitaria, sono stati presto dimenticati e la loro precarietà è tornata nel dimenticatoio. In diretta alle 16.30 su Prima TV, Studio Sera, la cronaca in primo piano. Vi aspetto.